questi 5 minuti quasi accademici, quindi possiamo partire. Buongiorno a tutti, benvenuti. Il mio nome è Ilaria Re, sono direttore dell'Europrogettazione presso il Consorzio Italbiotech, project manager presso il cluster lombardo della Chimica Verde. Alcune note tecniche prima di partire. Come avrete visto, l'audio e il video di tutti i partecipanti sono disabilitati. Per garantire una migliore qualità del webinar, i relatori utilizzeranno l'opzione Share My Screen per la condivisione delle loro slide. In caso di chiaramente eventuali difficoltà, le abbiamo anche noi, quindi possiamo intervenire. Il webinar sarà registrato e la registrazione insieme alle slide saranno disponibili, diciamo, nei prossimi giorni. Sul sito del cluster lombardo della Chimica Verde, www.chimicaverdelombardia.it, riceverete una mail di follow-up con le indicazioni del caso. Come anticipavo, per domande istantanee e rapide potete utilizzare l'opzione chat, mentre per domande più strutturate, rivolte a uno o più panelist o a tutti i relatori, la sezione Q&A. Il mio compito è quello soprattutto di, come dire, settare la scena, in fare un'introduzione generale sull'argomento di oggi, per poi lasciare la parola appunto i relatori di oggi, che entreranno in un dettaglio, in una discussione molto più tecnica e pertinente sulla materia. Il mio compito è quello soprattutto di andare a fare un focus sugli strumenti di policy a supporto dello sviluppo della bioeconomia. Ed è proprio questo l'argomento di oggi, cioè la bioeconomia nel contesto della Smart Specialization Strategy di Regione Lombardia. Come molti di voi sapranno, infatti, ci troviamo sul finire della programmazione dei fondi europei 2014-2020. La Regione Lombardia, così come in generale in Europa, è chiamata quindi a aggiornare il proprio piano di programmazione per gli investimenti in ricerca e innovazione per il ciclo per il prossimo settennato 2021-2027. La Smart Specialization Strategy, secondo appunto gli orientamenti della Commissione e chiaramente poi recepite dalle varie regioni, continua ad avere un ruolo centrale nella gestione delle aree tematiche di sviluppo, delle priorità della ricerca. Ed è questa infatti per noi un'occasione di stimolo, quindi di discussione su quelle che sono le aree strategiche di sviluppo più rilevanti, i trend, i progetti che potrebbero avere una maggiore enfasi, quindi potrebbero essere inseriti con maggior vigore all'interno della Smart Specialization Strategy, nuove tematiche, nuove priorità. L'obiettivo è quello di consentire poi a chi opera nel mondo della ricerca, in università, negli istituti di ricerca, nelle imprese, di poter accedere a fonti di finanziamento che siano coerenti con quelli che sono le priorità di sviluppo e soprattutto le applicazioni che potrebbero e hanno un impatto più significativo sul territorio sul territorio lombardo. Il webinar di oggi è coorganizzato insieme a due progetti di cooperazione interregionale, Alpine Space, Alpine Bioeco e Ardianet, entrambe partecipate dal cluster lombardo della Chimica Verde. Ne parlerà più diffusamente la collega Fabiana Gatto, che ci illustrerà qual è l'impegno del cluster nel progettare e sviluppare strumenti a supporto della bioeconomia. In particolare in Alpine Bioeco per la creazione di nuove opportunità di business interregionale, quindi nuove partnership e nuove occasioni di cooperazione tra le aziende della macroregione alpina, e Ardianet che invece va a lavorare proprio sugli strumenti di governance dell'innovazione. Quindi va a supportare proprio quello che stiamo facendo oggi, cioè la generazione di nuovi progetti dimostrativi e di nuovi strumenti a supporto dell'innovazione. Infine, questo è un webinar che in realtà appartiene a un ciclo di tre che il cluster ha organizzato questa settimana. Come molti di voi sapranno, ci troviamo all'interno dell'European Biotech Week, iniziativa europea che è giunta alla sua settima edizione, infatti la prima risale al 2013. Inaugurata in occasione del 60° anniversario della scoperta della molecola del DNA,
l'European Biotech Week è diventata una vera e propria istituzione, mobilita ogni anno in Europa oltre 120 e chiaramente il cluster lombardo non poteva che non partecipare attivamente, lo fa ogni anno, per celebrare il ruolo delle biotecnologie per lo sviluppo della bioeconomia. Ma passiamo ora a inquadrare meglio l'orientamento, il panorama in cui ci stiamo muovendo. Quindi, bioeconomia e Smart Specialization Strategy. Come anticipato, ci troviamo sul finire della programmazione, quindi Regione Lombardia è chiamata ad aggiornare i propri strumenti di gestione dell'innovazione, quindi fondi europei, per pianificare il settennio 2021-2027. A livello europeo e quindi chiaramente a livello anche regionale, la Smart Specialization Strategy si è confermata come uno dei pilastri fondamentali proprio nella definizione delle priorità e delle strategie connesse all'erogazione di fondi europei. Già nella precedente programmazione 2014-2020, la Smart Specialization Strategy è stata considerata una condizionalità ex ante, quindi un pilastro fondamentale nella programmazione per settare soprattutto le basi della gestione dell'innovazione. Nel nuovo ciclo di programmazione, la ST3 si è confermata uno strumento invece abilitante, ciò significa che per entrare effettivamente nel pieno del supporto alla ricerca e sviluppo, deve essere connessa ad almeno sette condizioni, che potremmo dire sette elementi fondamentali nell'ecosistema della gestione dell'innovazione, che vanno dalla realizzazione di un'analisi aggiornata di quelli che sono gli ostacoli, per esempio, nella diffusione ampia dell'innovazione, alla creazione di strumenti di monitoraggio delle performance a livello proprio di impatto sul territorio delle aree di specializzazione, ma anche andare a dotarsi di azioni per gestire la transizione, industriale e ovviamente incoraggiare la cooperazione internazionale. La Regione Lombardia, in questo panorama è sicuramente tra le regioni che ha dedicato nel corso della scorsa, programmazione un impegno più significativo nel dotarsi di strumenti di governance dell'innovazione. Prima tra tutti la legge regionale 29/2016, Lombardia è ricerca e innovazione. Attraverso questa legge, la Regione Lombardia assegna il coordinamento strategico delle politiche regionali di ricerca e sviluppo e innovazione a una cabina di regia interassessorile, responsabile della redazione di un piano strategico triennale che identifica i temi, le tematiche, gli obiettivi, le risorse e chiaramente i risultati connessi all'erogazione di finanziamenti dedicati alla ricerca e innovazione. La S3 è uno dei pilastri degli strumenti di policy, in particolare nella gestione del post-FESR, asse 1, asse 3, quindi sostanzialmente di una fetta assolutamente rilevante di fondi dedicati alla ricerca e sviluppo. Come si articola la Smart Specialization Strategy in Regione Lombardia? Sostanzialmente in sette aree strategiche, sette aree di specializzazione intelligente che tutti di voi conosceranno bene, vanno dall'aerospazio alla mobilità sostenibile. Ogni area di specializzazione è articolata in macro tematiche e ogni macro tematiche a loro volta in temi di sviluppo. La bioeconomia, per sua stessa natura interdisciplinare, non ha un'area di specializzazione dedicata, quanto invece abbraccia molte più aree, almeno tre aree di specializzazione intelligente e numerosissime priorità e aree tematiche. Come ben sappiamo, la bioeconomia è uno degli esempi fondamentali di creazione di catene di valore che mettono in connessione tutti gli attori dell'innovazione, dai produttori di materie prime fino alla valorizzazione dei processi di trasformazione, al recupero, diciamo, dei sottoprodotti della trasformazione stessa, fino alla creazione di prodotti ad alto valore aggiunto. Di origine biologica rinnovabile,
fino ad arrivare anche alla fase del post consumo, quindi chiudendo completamente il loop, potremmo dire, del ciclo produttivo e soprattutto garantendo una circolarità all'interno dei nuovi paradigmi produttivi. Per questa ragione qui ho riportato una ripartizione di quelli che possono essere le aree tematiche di sviluppo connesse, diciamo, alla bioeconomia. Queste per esempio sono le aree tematiche connesse all'agroalimentare. Come potete vedere, anche in questo caso parliamo di ingredienti sostenibili per un'industria alimentare competitiva, ad esempio, quindi la produzione di superfood o ingredienti funzionali avanzati, ma anche recupero di sottoprodotti della trasformazione agricola e della filiera agroalimentare. La bioeconomia abbraccia anche tutti i temi dell'energia e queste sono le macro tematiche connesse al tema all'area di specializzazione ecoindustria. Quindi parliamo di energia, di generazione dell'energia, di stoccaggio, tecnologie per la gestione dell'energia, ma anche gestione e monitoraggio del trattamento delle acque, quindi wastewater, tutto ciò che ha a che fare con la sostenibilità nella gestione delle acque, dell'area dei rifiuti. Processi catalitici sostenibili, quindi chimica sostenibile, che sarà uno degli argomenti della presentazione di oggi da parte del professor Pollegioni, creazione di bioraffinerie e quindi produzione di bioprodotti alternativi a quelli di origine fossili, in tutto o in parte, che invece saranno oggetto dell'intervento del dottor Maurizio Bettiga. E infine la bioeconomia si inserisce anche nel tema della mobilità, quindi ridurre l'impatto ambientale in mobilità, trovare anche sostituti come biofuel, biocombustibili, e ridurre e quindi validare modelli sostenibili di logistica, ad esempio, connesso allo spostamento di persone e merci. Ma in un'ottica quindi più allargata, quali sono le prestazioni che il settore bio-based ha avuto in Regione Lombardia in un'ottica di misurazione delle performance? In un recente studio condotto da Regione Lombardia nel periodo 2014-2018 sono stati mobilitati oltre 1,76 miliardi in investimenti nelle aree di specializzazione intelligente. In questo caso lo studio tiene in considerazione un campione di 60 progetti partecipati da soggetti pubblici e privati attivi sul territorio lombardo, che hanno avuto accesso a fonti di finanziamento europee, ministeriali. In particolare in questo caso si tiene in considerazione le performance sul Fondo Nazionale per la Crescita Sostenibile del Ministero dello Sviluppo Economico, e chiaramente alcuni bandi specifici che ricadono sulla misura PORFESR. Come potete vedere, questi investimenti si suddividono quasi equamente tra le tre linee di finanziamento, forse con una percentuale leggermente superiore per quelli europei. Nel grafico a torta trovate la suddivisione di questi investimenti per aree di specializzazione intelligenti. Ancora una volta, quindi, la bioeconomia si conferma a pari merito, diciamo, con il tema del manufatturiero tra i settori trainanti, perché assorbe, possiamo vedere, tutta la parte dell'agrofood, dell'acquindustria e della mobilità. Benché il Regional Innovation Scoreboard 2019 consideri la Regione Lombardia tra gli innovatori moderati, osservando le statistiche riportate dal Research Technology Telescope a livello nazionale, la Regione Lombardia si configura tra quelle che si denotano per maggiore capacità di attrarre fonti di finanziamento. Queste sono le performance europee della Regione Lombardia nei settori environment e agrofood. Stiamo parlando quindi di progetti di ricerca e sviluppo condotti o comunque partecipati da soggetti pubblici e privati lombardi nei due settori di riferimento, in un periodo più ampio rispetto allo studio precedente, che vanno dal 2014 al 2020.
Benché queste statistiche ci confortino sul ruolo strategico di Regione Lombardia ad un livello nazionale, dobbiamo sempre chiaramente ragionare in un'ottica più allargata e quindi ben sappiamo che ancora c'è molto da fare. Le statistiche sono buone, questi dati statistici provengono invece dalla dashboard della Commissione, in cui vi ho riportato qui i milioni di euro globali, sono 890, sono oltre 890 milioni di euro capitalizzati, quindi attratti da soggetti lombardi nel periodo 2014-2020, pari a 1800 grant agreements sottoscritti. Il success rate è buono, è comunque in media leggermente superiore alla media europea. Questo dice dei lombardi, della loro capacità di generare innovazione, la loro capacità di posizionarsi all'interno di partnership internazionali, di saper lavorare in una visione ampia e diffusa. E quindi cosa dobbiamo fare per passare, per innalzare il livello di innovazione? Quali sono le aree tematiche su cui la Regione Lombardia deve investire di più, perché sono quelle a più alto potenziale e a più alto ritorno? In che modo la Smart Specialization Strategy può tenere conto delle eccellenze che già esistono sul territorio lombardo e quindi quali sono i temi di sviluppo che possiamo modificare all'interno della nostra Smart Specialization Strategy per incrementare il livello di competitività? Questa è la mia ultima slide, che vuole essere, come dire, uno stimolo di riflessione al dibattito, e prima di lasciare la parola agli oratori vi invito a andare su Mentimeter e quindi giocare un po' con noi se volete. Ok, perfetto. Quindi dal vostro PC o telefono vi invito ad andare su www.menti.com e usare il codice che trovate in alto, quindi 1338548, per rispondere a queste domande. Quindi la prima domanda che vi faccio è: a quale ente appartenete? Quindi principalmente ci interessa sapere qual è la vostra provenienza e qual è chiaramente il panorama di ricerca in cui vi muovete. Questo per capire meglio anche gli interessi e le priorità e i punti di vista connessi al mondo della bioeconomia. Quindi il codice, ve lo ripeto per chi non... è 1338548. Sì, allora proviamo a fare stop share. Allora, quindi vediamo da qui. Ditemi se chi lo confermatemi se riuscite a vederlo ora. Perfetto, mi sembra che ora si veda. Si vede, Dario. Perfetto, benissimo, benissimo, grazie per il feedback. Quindi lascio qualche minuto per accedere a menti.com, quindi www.menti.com, e vi invito a utilizzare il codice. Perfetto. Quindi abbiamo una prevalenza, diciamo, di innovatori che provengono dal mondo della ricerca e dell'innovazione connessa al mondo accademico, chiaramente con un focus poi a tutte le applicazioni anche industriali. Benissimo. Perfetto, vi ringrazio per il feedback, questo è un modo utile soprattutto per capire l'approccio all'innovazione. La seconda domanda è rivolta soprattutto a capire quanti di voi partecipano a progetti finanziati
questa risposta, chiaramente ci possono essere risposte multiple, quindi immagino che molti di voi abbiano esperienze sia europee, sia nazionali, sia regionali. Anche in questo caso ci aiuta questa risposta a capire meglio, anche e soprattutto in una fase di follow-up, ad esempio, per chi non ha mai avuto esperienze di partecipazione ai progetti, quali possono essere quelle informazioni che invece sono di supporto, che quindi possono incoraggiare a accedere di più e meglio a progetti europei, magari proporsi con proprie competenze all'interno di partnership già costituite. E come il cluster può essere di supporto nell'aiutare tutti gli innovatori ad accedere alle fonti di finanziamento. Quindi sappiamo quello che dobbiamo fare da parte nostra. D'altro canto, diciamo che questa statistica, rispetto soprattutto alla partecipazione europea e regionale, in un qualche modo conferma quel dato che abbiamo visto statistico, cioè sono molti. Chi opera nel territorio lombardo e fa innovazione in tanta parte partecipa anche a progetti europei. Dobbiamo lavorare di più e meglio per incoraggiare la partecipazione in realtà trasversale, perché di innovazione se ne fa tanta. La terza e penultima domanda che vi faccio è: qual è l'area tematica in cui svolgi prevalentemente la tua ricerca? Anche in questo caso sono possibili scelte multiple, perché la premessa è doverosa, la bioeconomia è un settore applicativo estremamente complesso, quindi chi fa ricerca spesso si occupa di moltissime aree tecnologiche. Abbiamo scelto quelle che sono le macro tematiche della Smart Specialization Strategy, in particolare quelle legate all'ecoindustria, un po' per essere di supporto soprattutto alle presentazioni dei colleghi che verranno dopo di me. Un dato statistico che non ho riferito e che appunto è un po' coerente anche con la risposta che stiamo ricevendo riguarda proprio in che modo, come tra per esempio l'area tecnologica, creazione di bioraffinerie e processi catalitici si dispongano i progetti relativi a queste aree tematiche. L'interesse per esempio rivolto alla validazione di nuovi processi sostenibili e quindi supportare la transizione dell'industria tradizionale verso modelli più di sostenibilità è in effetti una delle aree tematiche che sono più ricorsive non solo tra i progetti finanziati in Regione Lombardia ma anche più in generale in una dimensione nazionale ed europea. Quindi anche in questo caso questa è una conferma di quello che poi sono i trend, cioè c'è una grandissima specializzazione del comparto chimico a livello lombardo che fa sì che tutta l'innovazione che nasce sul nostro territorio abbia un altissimo profilo di innovazione riconosciuto ad un livello internazionale e che quindi confluisce in progetti di cooperazione di ampio respiro. Infine, l'ultima domanda, la più complessa, però la più aperta, e quali sono le nuove applicazioni o aree tematiche che potrebbero essere incluse nella nuova ST3. Quindi, come abbiamo visto, attualmente la ST3 considera quelle aree su cui avete votato. Ora ci interesserebbe capire da voi quali sono quei temi che secondo voi potrebbero invece avere più spazio e che invece meriterebbero di essere specificati meglio all'interno della ST3. Quali sono le aree tematiche che vi interessano primariamente e che invece, per esempio, nell'attuale S3 non sono specificati? Perché questa domanda? Perché abbiamo la possibilità di essere contributori di questo processo di revisione della S3 e per cui possiamo effettivamente suggerire e incoraggiare Regione Lombardia a tenere in considerazione questi temi di sviluppo.
anche in questo caso sono possibili più risposte, quindi potete contribuire fornendo più feedback, quindi se avete molte idee, e sono convinta ne avete, potete assolutamente dare più risposte. Sono tutti stimoli estremamente rilevanti. Il tema, per esempio, della bioremediation, della tutela del suolo, così come di soluzioni di agricoltura di sostenibilità, sono temi fondamentali anche nella nuova strategia. C'è un tema importante nel New Green Deal dedicato soprattutto proprio al farm to fork e tutti i temi connessi a questo argomento. La circolarità e la valorizzazione chiaramente dei rifiuti è un tema di primaria importanza. Grazie, perché alcuni riscontri sono effettivamente dei temi estremamente sfidanti e in linea, appunto, ripeto, con i nuovi bandi pubblicati proprio pochi giorni fa in seno all'iniziativa del Green Deal. E quindi tutto ciò che state menzionando sono effettivamente delle aree prioritarie che già appartengono a queste nuove call, che vi invito a tenere in considerazione, perché le aree tematiche che state suggerendo sono incluse all'interno già delle nuove opportunità di finanziamento europee. Quello che faremo è raccogliere il vostro feedback e soprattutto renderlo sistematico all'interno di una migliore definizione delle tematiche prioritarie connesse all'ecoindustria all'interno della Smart Specialization Strategy. Io vi ringrazio per questa vostra interazione, quindi per aver giocato con noi. Ora possiamo interrompere qui questa prima sessione del nostro webinar e passare ai contributi tecnici di approfondimento. Vedo che non ci sono domande, quindi possiamo andare spediti. La mia era una presentazione per rompere il ghiaccio, spero di esserci riuscita. Quindi io lascio la parola ora alla collega Fabiana Gatto, che ci illustrerà un pochino più del dettaglio quali sono le nuove opportunità di sviluppo della bioeconomia in Regione Lombardia promosse dal cluster lombardo attraverso anche i progetti di cooperazione internazionale, che sono un elemento nodale per l'internazionalizzazione di chi fa ricerca e innovazione in Lombardia. Bene, grazie. Grazie a tutti e buongiorno. Io sono Fabiana Gatto, Project Manager presso il Cluster Lombardo della Chimica Verde e il Consorzio Ital Biotech. Oggi avremo modo di approfondire insieme come il cluster opera all'interno del territorio lombardo e quali sono le principali opportunità di cooperazione interregionale in cui esso è coinvolto. A tal proposito ci terrei a fare un piccolo excursus sulla nascita e successivo sviluppo dell'associazione. L'Associazione Lombarda della Chimica Verde è stata fondata nel 2013 dal Consorzio Ital Biotech, un ente no profit italiano operante nel settore delle biotecnologie, insieme ad altre istituzioni e università, sia pubbliche che private. Successivamente, nel 2015, l'associazione è entrata a far parte dei cluster tecnologici che sono stati individuati da Regione Lombardia per valorizzare le aree tematiche che vengono considerate prioritarie non solo a livello nazionale e internazionale, ma anche a livello regionale. Infatti, il cluster LGCA si pone come obiettivo la creazione delle migliori condizioni proprio per lo sviluppo della bioeconomia a livello regionale. Quindi il cluster rappresenta un vero e proprio interlocutore, un punto di riferimento per tutte quelle autorità regionali, nazionali ed europee nella definizione e implementazione di tutte quelle che sono le politiche a supporto dell'innovazione nel settore della bioeconomia.
Anche per questo motivo, a partire dal 2016, il cluster lombardo della chimica verde è stato individuato come coordinatore tecnico del Bioeconomy Pilot all'interno dell'iniziativa Vanguard per Regione Lombardia. Adesso entreremo un po' più nel dettaglio, approfondiremo quali sono le due principali attività di cooperazione interregionale in cui è stato coinvolto il cluster, soprattutto negli ultimi anni. E in dettaglio mi riferisco a due progetti Interreg all'interno del programma Alpine Space, ovvero Alplink BioEco e Ardianet. Ma cosa intendiamo per programma Interreg Alpine Space? Si tratta di un programma transnazionale di cooperazione territoriale europea che, insieme ad altri 15 programmi, contribuisce al miglioramento della cooperazione tra tutte le regioni europee. È un programma che in questo caso vede partecipe più di 9 regioni che sono localizzate all'interno dell'area qui rappresentata, e tra queste è presente anche la regione Lombardia. Proprio all'interno di questo programma gli attori nazionali, regionali, ma soprattutto locali collaborano a livello transnazionale su diversi progetti, con una visione comune, quella di andare a supportare lo sviluppo regionale sostenibile all'interno della regione alpina. Infatti il programma interessa un'area molto estesa, quasi di 450.000 km², con una popolazione circa di 70 milioni di persone. Quindi stiamo parlando di una delle regioni più vaste e rappresentative all'interno dell'Europa. Con un fondo pari a 140 milioni di euro, di cui 116 provenienti dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, lo spazio alpino si occupa principalmente di una coesione, una maggiore coesione economica, sociale e territoriale proprio all'interno dell'Unione Europea, una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e soprattutto lo sviluppo di un vero e proprio cambiamento all'interno di questa regione. E a partire dall'analisi dei bisogni del sistema economico e sociale all'interno dello spazio alpino, la strategia di intervento di questo programma si basa principalmente su 4 priorità. La costruzione di uno spazio alpino innovativo, quindi andare a sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi per rafforzare le capacità di innovazione. Uno spazio alpino che sia a basse emissioni di carbonio, quindi andare a promuovere un'efficienza energetica e reti energetiche basate su risorse rinnovabili. Uno spazio alpino vivibile, ma soprattutto uno spazio alpino ben governato, che mira a incrementare l'applicazione di una governance multilivello e transnazionale all'interno dello spazio alpino. Come appunto accennato in precedenza, il cluster lombardo della chimica verde è partner di due progetti che rientrano all'interno del programma Interreg Spazio Alpino, e il primo è proprio il progetto Alplink BioEco, ovvero Linking Biobased Industry Value Chains Across the Alpine Region. La sfida principale che il progetto si pone è quella di effettuare una vera e propria transizione da un'economia di tipo lineare a un'economia basata sull'economia circolare o bioeconomia circolare. Questa transizione possiamo definirla necessaria per rafforzare l'attività economica regionale e andare a sostenere tutte le imprese che siano volte alla produzione di prodotti ad elevato valore aggiunto all'interno di questa regione. Questo progetto quindi mira a creare nuove catene del valore transregionali e intersettoriali, mettendo a punto una vera e propria metodologia che vada a connettere diversi produttori, a partire dalle materie prime biologiche, con sviluppatori di prodotti intermedi e infine gli utenti finali. Allo stesso tempo, Alplink BioEco cerca di creare nuovi strumenti e strategie che possano supportare la bioeconomia circolare interregionale. In particolare, il progetto ha individuato 4 catene del valore. La prima è quella legata all'industria agroalimentare, la seconda basata sugli scarti lignocellulosici e poi altre due legate principalmente alla produzione di imballaggi per il settore farmaceutico e il settore food,
e infine la value chain legata ai prodotti di origine chimico-biochimica. Il progetto è organizzato in quattro aree di sviluppo differenti che sono finalizzate principalmente alla mappatura di tutti gli attori industriali che sono presenti sul territorio all'interno della regione alpina, con lo scopo di andare a evidenziare quali sono i benefici e il valore aggiunto dei bioprodotti e le possibili connessioni. Lo sviluppo di una vera e propria metodologia per la creazione di una filiera a partire dall'analisi soprattutto dei bisogni e del potenziale di sviluppo delle imprese presenti sul territorio. Sviluppare anche un'applicazione che sia in grado di proporre nuove opportunità di business in tutte le aree, in tutta l'area alpina, e infine la creazione di un master plan per lo sviluppo della bioeconomia all'interno del. Oltre al progetto AlpLink BioEco, sempre all'interno del programma Interreg Alpine Space, il cluster lombardo della chimica verde è tra i partner anche del progetto ARDIANET, ovvero Developing an Alpine Space Research, Development and Innovation Area. La sfida principale di ARDIANET è quella di creare un'area di ricerca, sviluppo e innovazione che si concentri principalmente sugli interessi specifici della regione, al fine di creare dei veri e propri schemi di finanziamento sincronizzati e progetti comuni che affrontino due megatrend, ovvero la Circular Bioeconomy e la Health Economy. Quindi questo progetto è strettamente interconnesso al miglioramento della cooperazione macro-regionale e di conseguenza anche all'aggiornamento dell'S3 regionale. Quindi ARDIANET fornirà un approccio comune alle opportunità di sviluppo sostenibile, specifiche proprio per lo spazio alpino, e contribuirà anche a colmare quel deficit di finanziamento per la cooperazione interregionale mirata alla famosa transizione dalla ricerca applicata al mondo, al mercato. Quindi con un budget di circa complessivo di 1,3 milioni di euro e una durata di 3 anni, gli obiettivi specifici di ARDIANET sono i seguenti: andare a sviluppare una vera e propria strategia di governance coerente e comune all'intera area alpina, dove verranno analizzate le opportunità specifiche all'interno dello spazio alpino per la creazione di queste nuove catene del valore e industrie emergenti. Successivamente andare a sviluppare una vera e propria guida dedicata per schemi di finanziamento sincronizzati che tengono in considerazione le differenti aree tematiche dell'S3. E infine consolidare le capacità delle strutture di governance per l'implementazione di bandi dimostrativi e progetti dedicati sempre all'interno dello spazio alpino su questi due megatrend. Quindi possiamo osservare come il cluster sarà coinvolto principalmente in queste tre aree. La prima, sostenere la creazione di una governance multilivello comune basata sulla cooperazione interregionale, l'efficienza, quindi andare a promuovere un sistema di finanziamento sincronizzato per i progetti e fornire gli scopi tematici dei quadri di finanziamento, e infine garantire una creazione di un vero e proprio network durevole nel tempo, quindi anche oltre la fine del progetto, per incoraggiare in questo modo il trasferimento delle informazioni ad un pubblico più ampio. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Qui in fondo potete trovare i miei contatti, se avete bisogno non esitate a contattarmi. Grazie. Grazie mille Fabiana per il tuo intervento e per aver illustrato e anche in questo caso fornito nuovi spunti di riflessione e di dibattito rispetto al ruolo della bioeconomia e come il cluster si stia impegnando nel incrementare il coinvolgimento di tutti gli attori attivi in quest'area. Ora passiamo a due interventi di natura più tecnica, in particolare il primo è
da parte di Maurizio Bettiga, che è CEO di Evicrat, professore alla Chalmers University, ma soprattutto grande nostro collega che lavora con noi su tantissimi fronti, insieme a me in particolare è responsabile del coordinamento del pilot di Vanguard all'interno della Vanguard Initiative. Oggi purtroppo non abbiamo molto tempo per affrontare anche questo argomento che in realtà abbiamo già trattato e spesso proponiamo webinar dedicati a questo tema. È un'altra delle azioni dedicate all'internazionalizzazione e alla creazione di partnership nel settore della bioeconomia. Ma oggi vogliamo imparare di più e meglio con l'aiuto di Maurizio su soprattutto dove stanno andando i trend di sviluppo rispetto alla valorizzazione delle biomasse, quali sono le sfide, le opportunità e in che modo in Regione Lombardia si può valorizzare le grandi eccellenze che abbiamo e le grandi risorse che abbiamo per fare di più e, come dire, dare il nostro contributo allo sviluppo sostenibile. Quindi lascio la parola a Maurizio e lo ringrazio. Grazie a te, Ilaria, per la bella introduzione. Chiedo solo conferma che la mia voce si sente bene e che vede il mio schermo. Sì, perfetto, tutto bene. Ok, grazie mille. Allora procedo con la presentazione. Come Ilaria ha detto, mi presento qua con la mia tripla affiliazione, ma non per far vedere tre affiliazioni, ma perché l'esperienza che ho ricavato da queste tre esperienze, quella accademica, quella industriale e quelle industriali, è quella che mi ha consentito di formulare i pensieri che condividerò con noi. Oggi parliamo di bioeconomia local, come materie prime regionali possono essere sfruttate per la produzione di prodotti con un mercato anche globale. La bioeconomia ha tutte le caratteristiche per renderla una risorsa anche per le economie a livello locale. E non sono solo io che lo dice proprio la strategia della Commissione europea per una bioeconomia sostenibile. In particolare, la bioeconomia, in quanto un sistema di produzione industriale che si basa sulle risorse della produzione primaria, favorisce direttamente coloro che in questa produzione sono coinvolti, come in particolare comunità legate alle risorse agricole, forestali e anche marine. Quando parliamo di economia intesa come appunto sistema di produzione industriale, io faccio sempre questa domanda anche ai miei studenti: su che cosa è basata la nostra economia oggi, il nostro sistema di produzione industriale? Su una materia prima fossile che principalmente è costituita da carbonio. La nostra economia è basata sul carbonio fossile. Sarete tutti d'accordo? Ovviamente ci sono altri materiali ed altri elementi, ma per la produzione di energia e materiali noi contiamo sulle catene di carbonio, però fossili. Questo sfruttamento delle risorse di carbonio fossile, cioè di petrolio, carbone e anche gas naturale, ha ovviamente delle conseguenze e ha dei problemi per quello che riguarda la sostenibilità. La sostenibilità ambientale, è inutile che parli del cambiamento climatico, perché questo modello di sfruttamento delle risorse fossili, come potete vedere dal disegno nella slide, si basa sul cosiddetto modello lineare di economia, in inglese take, make, dispose. In questo caso prendiamo le risorse fossili dal sottosuolo, produciamo beni o energia e poi gettiamo via questi materiali, comunque ce ne liberiamo. Nella fattispecie della produzione di energia addirittura buttiamo questo carbonio e lo buttiamo nell'atmosfera contestualmente al suo utilizzo, e mi riferisco ovviamente alle emissioni gassose di anidride carbonica. Questo modello non è sostenibile secondo nessuno dei tre pilastri della società. E ancora non vi devo spiegare qual è il problema ambientale.
il problema di sostenibilità economica e di mercato oramai sta diventando evidente a tutti e anche alle aziende petrolifere che stanno differenziando il loro business, perché non è più sostenibile, indipendentemente dai movimenti ambientalisti e dalla necessità di ridurre le emissioni. Questo business si basa su una risorsa finita che sta venendo consumata ad una velocità molto più alta della quale, di quella a cui questa risorsa si riforma. È per quello che noi diciamo che utilizziamo questa risorsa in modo lineare, perché magari il petrolio si sta anche riformando, ma noi lo stiamo usando a una velocità che è circa 7 ordini di grandezza più elevata di quella a cui si riforma. Quindi di fatto lo stiamo consumando. Veniamo adesso all'aspetto sociale, che è quello su cui ho voluto basare la mia riflessione di oggi. Le risorse fossili per la produzione di materiali e energia derivati dal petrolio, voi tutti sapete che non sono proprio dappertutto. E questo è un problema. Questa è una mappa che vi fa vedere come sono distribuite, o forse potrei dire meglio concentrate, le risorse petrolifere. I paesi produttori di petrolio, li sapete anche voi, si vedono bene. Sembra che siano in un certo modo distribuite, ma di fatto stiamo parlando di 4 o 5 nazioni a livello globale. A questo si aggiunge che alcune di queste nazioni presentano problemi di instabilità politica o conflitti con il resto del mondo, perlomeno con i paesi che li circondano. Se invece parliamo di economia della biomassa, guardiamo come le risorse di biomassa sono distribuite nel mondo. Questo tipo di immagine è un'immagine che dovrebbe, vi invito ad usarla con cautela ed è per questo che devo fare questa digressione, dovrebbe dare un'idea sia delle risorse forestali sia delle risorse agricole. Le parti in bianco sono dove queste risorse non ci sono e capite anche voi che si tratta dei deserti e delle aree artiche. Per il resto del mondo, o da risorse forestali o da risorse di produzione primaria agricola, si può ricavare della biomassa. Ovviamente della biomassa e dei prodotti che servono per nutrire il nostro pianeta e degli altri prodotti che non devono essere in competizione con questi e servono forse per sostituire in qualche modo l'utilizzo delle risorse fossili per fornire alla nostra industria, in particolare l'industria chimica, quelle catene di carbonio, quella materia prima che serve per fare una gran parte dei materiali su cui la nostra produzione industriale si basa, oltre ovviamente all'energia e ai trasportatori di energia, cioè ai carburanti e ai combustibili. La biomassa non viene usata solo, anche se si può produrre biomassa dappertutto, più o meno, come abbiamo visto da quell'immagine, non viene usata solo dove viene prodotta. Questa immagine che vedete con le frecce è una raffigurazione del commercio di biomassa all'interno dell'Europa. Però queste frecce, tutto sommato, se noi le confrontiamo a quelle, allo stesso tipo di frecce che sarebbero quelle del petrolio, sono frecce molto più corte, si può dire, e poi ci sono molti più scambi in entrata e in uscita dai vari paesi. Quindi, in un'economia bio-based circolare, le attività umane dovrebbero essere integrate nei cicli naturali, non solo nel tempo, ma anche nello spazio. E su questa cosa voglio anche indulgere un pochino. Questo qua l'avete visto tante volte, è il principio dell'economia circolare. Fatto così si riferisce di più, se vogliamo, all'integrazione delle attività con i cicli nel tempo, cioè noi utilizziamo delle risorse rinnovabili nel tempo, qui non si specifica che sia a livello locale o globale, le inseriamo nei nostri cicli di manifattura e consumo, le manteniamo nei cicli attraverso il processo di riciclo
e se si tratta per esempio di materiali carboniosi, a livello globale si mantengono nel ciclo del carbonio perché queste stesse risorse vengono rigenerate tramite per esempio la fotosintesi. Oggi però parliamo di risorse a livello locale in confronto a quello globale, di uso locale e di uso globale, quindi riflettiamo assieme sul problema che si può generare anche per altri tipi di risorse quando i cicli vengono interrotti anche nello spazio e non solo nel tempo. E mi riferisco in particolare non magari al carbonio, anche se questo ragionamento in parte si può applicare alle risorse di biomassa per quanto che riguarda l'accesso alle catene di carbonio, ma ad altri elementi che fanno parte della bioeconomia e fanno parte delle risorse sulle quali la bioeconomia si basa, per esempio il fosforo. Ora, il ciclo naturale del fosforo è stato interrotto dalle attività umane, diciamo, è stato aperto questo ciclo, diciamo, a livello di spazio, anche ancora prima che di tempo. Non si vede bene quello che è raffigurato nell'immagine di sinistra, che vedete sul vostro schermo, ma è proprio questo lo scopo. Lo scopo è di mostrare come le risorse di minerale di fosfato siano di fatto concentrate solo in un posto sul pianeta. Ne consegue da questo che il fosfato nello spazio viene esportato da questo luogo verso i luoghi dove il fosfato viene utilizzato, in particolare in agricoltura. Noi confrontiamo quello che possiamo dedurre da questa immagine con quella che vi sto per mostrare, che è invece una raffigurazione dell'inquinamento da fosfato nel mondo. L'inquinamento da fosfato si concentra dove si concentra l'agricoltura e deriva dal fatto che a livello locale, nei luoghi che risultano inquinati da fosfato, il ciclo del fosfato è stato alterato dall'importazione del fosfato. Sappiamo bene che col recupero di certi tipi di rifiuti ed alcune tecnologie il fosfato si può recuperare almeno in parte a livello locale e quindi mantenere un ciclo locale del fosfato più o meno intatto secondo i principi dell'economia circolare. L'origine del fosfato che si recupera a questo punto sarà biologica, quindi anche in questo caso possiamo parlare di una risorsa locale, di una risorsa che fa parte della bioeconomia del fosfato. Parlando ancora di carbonio, vediamo da dove ricaviamo queste risorse che possono essere risorse locali. Le ricaviamo ovviamente dalla produzione primaria, quindi prodotti che contengono zuccheri, questa è una barbabietola da zucchero e assieme ci potrebbe essere la canna da zucchero che producono saccarosio, oppure dai prodotti dell'agricoltura come i cereali, la cui granella è costituita principalmente da amido. Sappiamo anche ovviamente che il legno è stata la prima risorsa della bioeconomia ad essere utilizzata per scopi non alimentari e lo è tuttora per quanto riguarda per esempio la cellulosa e l'industria della cellulosa. Volutamente non dico più industria della carta perché la carta adesso sì è un prodotto notevole, ma l'industria della cellulosa è anche un attore principale della bioeconomia per la produzione di materiali con la cellulosa. Ce n'è un'altra di risorsa molto importante ed è questa qua che si localizza proprio attorno o dentro ai centri urbani, si localizza con le attività umane che sono i rifiuti, in particolare qui vedete i rifiuti alimentari prodotti durante diciamo il consumo e la trasformazione del cibo, ma dentro questa categoria mettiamo naturalmente anche i rifiuti prodotti dalle prime lavorazioni delle produzioni agricole, dalla loro trasformazione, oltre che ovviamente ai residui alimentari. Questa è una risorsa molto ricca che si concentra dove ci sono le persone, quindi si concentra anche potenzialmente dove ci sono i consumi. Ed è una risorsa che potenzialmente può venire usata per delle filiere corte di produzione. Viene già fatta questa cosa, in particolare per la produzione di un carburante o combustibile che è il metano tramite digestione anaerobica e naturalmente anche di fertilizzante.
Abbiamo parlato quindi dei materiali. I materiali, voglio stressare qua prima di proseguire con i prodotti, che sono le materie prime della bioeconomia sono inerentemente locali perché sono legate alla produzione primaria. Naturalmente ci sono delle rotte di commercio globale, per esempio del legname, in condizioni particolari o anche secondo, come per esempio il legname che viene esportato dal Canada per via della moria delle foreste, in particolare nella British Columbia, però quella è una condizione particolare che speriamo non si verifichi più. Però generalmente le risorse della produzione primaria sono inerentemente locali. I prodotti, vorrei dire che i prodotti sono sia locali sia globali, e vediamo per esempio degli esempi. Perché i prodotti devono essere interpretati come legati intimamente al contesto locale? Perché dipendono strettamente dalla materia prima, dal tipo di materia prima e dalla sua disponibilità. Questa sembra una banalità, ma è perché, lo dico perché non voglio perdere l'occasione di dire una cosa molto importante. Non si può fare tutto dappertutto, essendo proprio che le materie prime tipiche di un'economia bio-based sono strettamente locali e da certe materie prime si fanno certi prodotti, non si può pensare di fare tutto dappertutto. In particolare, bisogna sempre, secondo me, tenere presente il principio del cosiddetto biomass cascading, che è il principio che vedete così chiaramente rappresentato, secondo me, da questa piramide. Alla base della piramide ci sono i prodotti a bassissimo valore aggiunto, ma che devono essere prodotti ad altissimo volume. Attenzione, non solo perché il mercato, per esempio, dei carburanti è enorme in termini quantitativi proprio di massa, ma anche perché quando si ragiona a livello di impianto produttivo non c'è alternativa. Io dico sempre la mia affermazione, che chiamo l'affermazione killer quando esamino dei casi di nuovi prodotti bio-based. Se si produce un prodotto che costa un euro al chilo e ho bisogno di un turnover di 1 milione per far stare in piedi il mio business, il mio impianto, vuol dire che devo fare almeno 1 milione di chili. Quindi prodotti a bassissimo valore aggiunto hanno bisogno di impianti che consentono di fare leva sulle economie di scala, di conseguenza di impianti che hanno accesso a quantità di materia prima notevole. Facciamo un esempio dell'etanolo. Un impianto per la produzione di etanolo di seconda generazione da 40.000 tonnellate di materia prima all'anno è un impianto piccolo. Ci deve essere un impianto in grado di processare questa quantità per essere economicamente sostenibile. Ci deve essere anche la reperibilità di questo materiale. Se a livello di un contesto locale di una comunità non posso produrre la quantità richiesta o la logistica è difficile, parlo per esempio appunto del contesto alpino, bisogna pensare a delle altre soluzioni sempre che esistono, ma bisogna tenere presente che la reperibilità e la logistica della materia prima è cruciale, specialmente per prodotti a basso valore aggiunto. Al contrario, in cima alla piramide, vi faccio notare che nutraceutici, prodotti farmaceutici e cosmetici sono anche presenti nella strategia di specializzazione intelligente. Abbiamo questi prodotti ad altissimo valore aggiunto che vengono prodotti però a basso volume, con conseguente consumo e necessità di materia prima in quantità relativamente esigue, e può essere anche una materia prima particolare, come per esempio i prodotti della lavorazione di alcuni prodotti di nicchia o ad altissima vocazione regionale. Sto parlando delle coltivazioni alpine come l'uva, la mela o alcuni tipi di cereali. Questo modello si applica anche in un certo modo all'industria petrolifera, dove un decimo degli introiti deriva dai 9 decimi della massa,
che è quella che va alla produzione di carburanti e combustibili, e 9 decimi degli introiti derivano da quel 1 decimo che viene destinato alla produzione dei fine chemicals. I prodotti sono importanti e possono venire interpretati anche in chiave locale. Perché? Perché se hanno un mercato locale, possono fornire indipendenza dall'importazione o dal commercio esterno, se ci si riferisce a una certa comunità locale. E qui faccio un esempio di un caso che alla LGCA conosciamo bene, ed è la produzione di biometano liquefatto da scarti zootecnici, da reflui dell'allevamento bovino, realizzata appunto dal progetto SM Bio LNG, proposto e portato avanti dall'azienda lombarda Gruppo Maganetti Spedizioni. Questo è un esempio, secondo me, da manuale, di integrazione della filiera con la produzione locale che già esiste, la produzione zootecnica, in questo caso di un'azienda piemontese. Quindi la produzione zootecnica esiste ed è inalterata, integrandola in un altro ciclo produttivo, in ottica circolare, si aggiunge valore a questa stessa produzione, perché la cooperativa zootecnica diventa un produttore di bovini, ma anche di carburanti, che poi vengono usati a livello, distribuiti e usati a livello locale, rendendosi di fatto parzialmente indipendenti dall'importazione di una risorsa che non viene solo importata dentro la regione, magari da altre regioni della stessa nazione, ma viene importata dall'altra parte del mondo, sto parlando naturalmente dei carburanti di origine fossile. Quindi qui abbiamo un doppio beneficio: abbiamo avvantaggiare la produzione locale, creando un valore aggiunto ulteriore a quello che rappresenta il core business della produzione, e anche rendere la regione o un certo tipo di filiera indipendente dalle importazioni. I prodotti possono essere poi destinati al mercato globale, ed è qui che mi avvio verso la conclusione. Perché? Perché prodotti ad alto valore aggiunto possono venire trasportati ovunque, possono avere anche una certa tipo di leva di marketing per via della loro origine. Qui ho un esempio che magari non è molto calzante all'arco alpino, però è un esempio notevole, ed è quello della produzione della vanillina in Norvegia, partendo nient'altro che dai pini e dalla lignina che deriva da questi pini, che vengono usati per la produzione della cellulosa. Qui la materia prima ha un prezzo di circa 30-50 euro la tonnellata, e il prodotto, che si classifica come vanillina naturale, di 100.000 euro la tonnellata, ma il prezzo della vanillina è molto fluttuante, quindi questi possono essere anche 200.000 o 300.000, e naturalmente la vanillina non si vende a tonnellate, ma ho voluto mantenere le stesse unità di misura. Quindi, per concludere, parlando anche di creazione di posti di lavoro, implementare delle nuove filiere di produzione bio-based può supportare i settori esistenti della produzione primaria. Qui vedete un grafico abbastanza drammatico, se guardate solo le barre sinistre, perché questo grafico rappresenta la perdita di posti di lavoro in Europa tra il 2009 e il 2015. Cioè, rappresenta la perdita per quanto che riguarda le barre negative, il guadagno di posti di lavoro per quanto riguarda le barre positive. Ogni settore perde e guadagna per contingenze particolari, non solo per la decadenza di un settore, ma per esempio anche per la meccanizzazione e l'automazione. Però noi vediamo che la produzione, la bioeconomia può compensare la perdita di posti di lavoro, perché se si dà lavoro, si dà valore aggiunto alla produzione primaria, questa produzione primaria cresce. Ed è quello che si può vedere, per esempio, già dalla industria forestale. E oltre a compensare la perdita di certi settori, nel senso attenuare questa perdita, la può compensare creando dei posti di lavoro completamente nuovi, come sono per esempio quelli nella manifattura di bio-based chemicals,
che esistevano solo in parte, e anche bio-based electricity, che è sempre esistita ma ha avuto un boom notevole per quanto riguarda la cogenerazione, per esempio, specialmente in alcuni contesti come quello alpino. Con questo messaggio, che è iniziato male ma vorrei che finisse come venisse considerato un messaggio invece ottimistico, concludo e sono naturalmente disponibile se ci sono delle domande. Grazie mille, grazie. Grazie mille Maurizio per la interessantissima presentazione. Immagino che molti stiano elaborando domande perché era veramente densa di grandi spunti, quindi per rompere il ghiaccio ne faccio una io. In particolare trovo personalmente che sia molto interessante il focus sui modelli di business e su quale sia la necessità di utilizzare le risorse localmente disponibili, perché non si può fare tutto dappertutto. Quindi la mia domanda è: quali sono i fattori di successo che devono essere parte integrante di un modello di business bio-based, soprattutto per quei modelli di business che hanno una forte componente di ricerca e che quindi sostanzialmente parliamo di startup spin-off che quindi partono da un mondo di grandissima ricerca e quindi qual è quel fattore di successo che è imprescindibile? Grazie Ilaria per la domanda. Il fattore di successo che è imprescindibile è quello che è stato il fattore di insuccesso fino adesso, e cioè la mancanza di un'applicazione, la mancanza di un mercato. Ti ringrazio anche per esserti riferita ai settori research intensive, perché sono proprio quelli che hanno caratterizzato lo sviluppo dei prodotti bio-based negli ultimi anni. C'è stata una discrepanza notevole tra la quantità di conoscenza che è stata prodotta a livello di ricerca e la quantità che invece questa conoscenza che ha raggiunto il mercato, perché il modello che è stato maggiormente adottato è stato quello del cosiddetto technology push. Tutti avevano delle idee meravigliose con grandissima sostenibilità ambientale per la produzione di prodotti bio-based che sostituissero quelli fossili. Questi prodotti poi si infrangevano contro il muro dell'assenza di un'applicazione o di un mercato. L'assenza di mercato deriva non solo dall'assenza di un'applicazione, ma anche dal fatto che questi prodotti magari non sono o non erano competitivi con i loro equivalenti fossili, nel caso si trattasse di prodotti appunto destinati alla sostituzione uno a uno. Quindi, per rispondere direttamente alla tua domanda, la condizione imprescindibile è quella di secondo me, è quella di applicare invece il principio del cosiddetto market pull. È quello su cui io insisto sempre. Si deve partire dall'applicazione, perché adesso, frugando tra le tecnologie bio-based, con la conoscenza che è stata accumulata negli ultimi anni, si trova una soluzione tecnologica per soddisfare l'applicazione per la quale si sa esserci un mercato. Grazie mille per il riscontro. Mi fa molto piacere che tu abbia citato una partnership nuova che è nata proprio sul territorio lombardo, che è la SMBOLNG. È un esempio di grandissima eccellenza, perché il gruppo Maganetti è di fatto il primo in Italia che ha validato un modello di circolarità perfetta, se vogliamo, è applicato a una delle sfide più grandi della sostenibilità, cioè la riduzione dell'impatto ambientale nella logistica e nel trasporto su gomma. Quindi l'ultima domanda, che nasce un po' dal nostro gioco su Mentimeter, quindi dalla tua esperienza, quali sono le aree tematiche che potremmo inserire nella Smart Specialization Strategy, o meglio, come potremmo riscrivere alcune aree tematiche della Smart Specialization Strategy per fare in modo che in modo più forte siano di utilità per chi fa ricerca e quindi chi cerca fondi sulle aree di interesse con più alto potenziale per la Lombardia? Alcune
Il principio secondo il quale io ragionerei, per riallacciarmi al discorso della necessità della presenza di un'applicazione di un mercato, è quello della leva sul mercato locale, ma non inteso come mercato di consumatori finali, ma inteso come esperienza e presenza di alcuni tipi di settore industriale più sviluppati di altri. Cioè, se noi facciamo i prodotti biobased in Lombardia, per chi li facciamo? Per i consumatori finali, e in Lombardia ce ne sono tanti perché è una regione densamente popolata. Però dobbiamo pensare anche e soprattutto in una strategia di questo tipo a quali sono i settori industriali tipici e trainanti oggi e a quali vorremmo che lo fossero magari nel futuro. Perché? Perché alimentati da una nuova industria. Quindi parliamo della cosmetica, della farmaceutica, dell'industria alimentare, anche se forse per la Lombardia questo vale in misura minore che per altre regioni. Cioè magari la dimensione totale dell'industria alimentare lombarda è pari a quella, dico per esempio, dell'Emilia-Romagna. Però ci sono altri settori in Lombardia che sono colossali e sono dominanti rispetto all'industria alimentare. Quindi riferendoci proprio al ragionamento global versus local e pensando ai mercati e alle applicazioni, secondo me una strategia è quella di sfruttare la leva dei settori che sono già trainanti adesso. Perché? Perché molti settori, tra virgolette, tradizionali, come quello per esempio della lavorazione, della produzione di prodotti finiti e semifiniti con materiali termoplastici, sono adesso alla ricerca di alternative biobased. Il market pool lo stanno facendo loro, anche se non hanno mai sentito parlare di plastiche biobased, che non è vero, però non le hanno mai usate. Oggi queste aziende si vanno alla ricerca di alternative biobased. E le applicazioni ce l'hanno già, perché loro sono 60 anni che lavorano sulla produzione di oggetti in plastica, anche in Lombardia, anche soprattutto, ad altissimo valore aggiunto. Grazie mille. La nostra idea è quella di continuare in queste settimane a raccogliere feedback da parte di università, centri di ricerca, imprese che operano nel settore della bioeconomia e proporre un aggiornamento delle macro tematiche connesse al mondo biobased, che faremo chiaramente circolare tra tutta la rete dei soci del cluster e partner e collaboratori. Ancora grazie per il tuo intervento. Vedo che al momento non ci sono altre domande, quindi lascio la parola al professor Loredano Pollegioni dell'Università dell'Insubria, che ci parlerà invece di processi biocatalitici per applicazioni industriali. E quindi in un qualche modo il collegamento è molto forte, perché anche cosa può fare l'industria tradizionale per essere più green e quindi andare avanti verso una transizione verso la sostenibilità. Grazie mille per la tua presentazione. Ok, buongiorno, spero che mi sentiate, sto cercando con le mie limitate capacità. Vedete lo schermo, no? Ancora no. Allora. Condivido. Ecco qua. Ok, perfetto, si sta caricando. Ecco. Allora, grazie al cluster per l'invito. A me è stato dato il compito di parlare del ruolo della biocatalisi nel settore della bioeconomia. Ovviamente c'è questa transizione di cui avete appena sentito, le industrie cercano di passare a quello che è un settore ormai bio-based, cioè tutte le produzioni, il carbonio non dovrebbe più venire dal petrolio, per tutti i limiti che avete appena sentito, sarebbe meglio recuperarlo da delle fonti completamente rinnovabili. Quindi c'è un grande interesse all'utilizzo dei catalizzatori di tipo biologico. Perché catalizzatori biologici? Perché gli enzimi possono incrementare tantissimo la velocità di reazione. Il paragone tra un
catalizzatore di platino, è un enzima, vince l'enzima di 1000, 10.000, 100.000 volte, quindi è decisamente più veloce. Gli enzimi sono estremamente specifici, sono regio, stereo specifici, e questo è molto importante perché ci permettono di ottenere delle molecole pure già, senza bisogno di andare ultimamente a separare da altri materiali, dai reagenti o da altri side product che possono essere presenti. I biocatalizzatori lavorano in condizioni eco-friendly, cioè spesso lavorano in acqua o in soluzioni leggermente tamponate, a condizioni di temperatura e di pH, quelle normali, quindi che noi chiamiamo anche fisiologiche, quindi senza bisogno di scaldare o di raffreddare, però si possono anche far lavorare in condizioni particolari, perché possono lavorare anche in presenza di solventi, se ce n'è la necessità. E poi perché ultimamente è venuta la possibilità di generare degli enzimi per l'applicazione finale. Questo grazie al sviluppo del protein engineering, questa insieme di tecniche che ci permettono di costruire dei biocatalizzatori esattamente per l'applicazione finale. Vorrei ricordarvi il premio Nobel dato nel 2018 alla Florence Arnold proprio per l'ingegneria proteica. Questo è semplicemente una minima lista di alcuni enzimi che sono utilizzati in alcune applicazioni industriali che sicuramente tutti quanti conoscete. Sapete quindi che la biocatalisi è molto importante nell'industria chimica. Qui vi faccio due esempi di produzione in bulk, dall'acrilamide che è prodotta a quantitativi incredibili, 650.000 tonnellate all'anno tra la Germania e il Giappone, fino all'acido glicolitico che è utilizzato nell'industria del food, del flavor, ma come poliglicolitico anche direttamente. Ma è molto utilizzata la biocatalisi anche nell'industria per la produzione dei fine chemicals. Qui c'è l'esempio che tutti conoscete sicuramente, la produzione del fruttosio, ma molto molto importante è nell'industria farmaceutica. Vi ho riportato la produzione di una statina, un farmaco quindi utilizzato per il controllo del colesterolo. Come potete vedere, l'uso di un'acetil trasferasi, LOBD, permette di bypassare 5 passaggi chimici. Ottenere quindi la reazione è abbastanza semplice, vedete cerchiato il gruppo che deve essere introdotto, però l'enzima lo fa in maniera molto precisa e diretta, senza in condizioni tra l'altro di reazione molto semplici. E come stava dicendo prima Roberto, anche molto importante l'industria cosmetica, ci sono tantissimi emolienti che vengono prodotti utilizzando le lipasi, una delle classi di enzime maggiormente sviluppate. Ma io oggi non volevo parlarvi di questo, quindi, ma il fatto che la biocatalisi è diventata ormai circolare e quindi la possiamo utilizzare per la degradazione e il trattamento di materiali di scarto. E quindi vi voglio portare tre esempi che stiamo sviluppando nel nostro laboratorio con vari tipi di collaborazione, che sono tutte su ambiti differenti, quindi di materiali, ma che hanno la stessa logica, cioè di utilizzare enzimi per un processo di tipo circolare, quindi per utilizzare prodotti di scarto che normalmente non vengono utilizzati per produrre delle sostanze di grande interesse. Comincio appunto con le plastiche. Tutti sappiamo il problema dell'inquinamento dovuto alle plastiche, ne produciamo troppa, non sappiamo eliminarla, è andata nell'ambiente, la troviamo in ogni parte. Ebbene, la letteratura ci ha detto che esistono numerosi enzimi che sono in grado di agire sui polimeri plastici. Sono classi differenti tra di loro, ma perché le plastiche sono diverse tra di loro. E vi voglio portare un esempio del lavoro fatto dal professor Gianluca Molla e la dottoressa Valentina Pirillo nel mio gruppo di ricerca, che hanno preso questa sfida, quella di evolvere un enzima in grado di mangiare la plastica, specificamente agendo sul PET. Quindi, e quello che loro stanno facendo, è un progetto già abbastanza avanzato, è quello di usare un paio di enzimi, qui vi faccio ovviamente per semplicità soltanto un caso, un enzima che noi chiamiamo PETASI, cioè un enzima in grado di degradare il polietilene tereftalato nei suoi monomeri, il MET e il BET, e che diventano, non solo togliamo la plastica dall'ambiente, ma possiamo andarli a riciclare questi monomeri, quindi diventano nuovamente utili nel sistema circolare. Come si fa un progetto di questo genere?
Beh, quello che hanno fatto i colleghi è stato prendere la struttura tridimensionale di questo enzima di cui vi stavo dicendo, attraverso un'analisi bioinformatica andare a capire quali sono i residui che sono coinvolti nella catalisi, perché l'enzima di suo è già abbastanza, è capace di fare questa reazione, ma la fa troppo lentamente. La degradazione della plastica fatta con l'enzima originario è impossibile da effettuare a qualunque livello pratico, e quindi determinati con questa analisi bioinformatica i residui più importanti, quello che si fa è sostituirli utilizzando le tecniche di ingegneria proteica e andare a vedere se si ottengono delle varianti più efficienti sulla degradazione. Quindi qui ci siamo concentrati ad esempio nello specifico le microplastiche, quindi di PET. Vedete, le due Eppendorf hanno un colore differente perché abbiamo messo in piedi un sistema semplicissimo colorimetrico per vedere quando l'enzima funziona. Così facendo si possono andare a vedere nel tempo la degradazione della plastica, e vi faccio solo vedere l'analisi al microscopio SEM, che vi fa vedere a sinistra la superficie della plastica come era inizialmente e a destra la superficie della plastica dopo 7 giorni di trattamento con questo enzima. Come vedete, la plastica è stata demolita, lo vediamo anche dalle analisi del grafico sopra, che riporta un'analisi a carbone un po' più precisa, quindi dei prodotti che si generano, ma l'analisi microscopica vi fa proprio vedere che realmente l'enzima è in grado di fare questo processo. Bisogna andare avanti su questa strada, ottimizzare gli enzimi e andarli a fare quel passaggio di cui avete sentito prima, cioè di passare poi a una scala superiore, perché stiamo parlando di grandissime quantità. Un secondo esempio che voglio portare è la valorizzazione della lignina. La lignina è il secondo polimero naturale più presente in natura, è la prima fonte di composti aromatici, è un po' l'alternativa al petrolio in tutto e per tutto, visto le molecole che contiene. Tantissimi gruppi nel mondo, e anche noi, si sono occupati nella valorizzazione della lignina, cioè andare a prendere la lignina, che normalmente in gran parte quindi viene bruciata, e attraverso dei trattamenti andare a isolare i suoi componenti. Ovviamente noi siamo concentrati su un approccio bio, assolutamente eco, e quindi usiamo gli enzimi. Abbiamo sviluppato un toolbox di enzimi, sono più di 35 enzimi, che sono in grado di agire proprio sulla lignina. Ma quello di cui voglio parlare è un lavoro completamente differente, cioè partire dalla lignina, isolare qualche composto che viene rilasciato dalla lignina e valorizzarlo. Vi faccio l'esempio qui dell'acido cis-mucronico, che può dare origine a dei polimeri biodegradabili. Nell'immagine in basso a destra vedete che l'acido cis-mucronico viene prodotto normalmente, attualmente, quindi dal petrolio, e vi dà tutta una serie di composti i cui mercati sono di miliardi di dollari, quindi estremamente imponenti, ma lo si fa partendo dal petrolio. Noi quello che vogliamo fare è usare invece la lignina, e quello che facciamo da un reattore, isolare la lignina, isolare la vanillina, che rappresenta circa l'1-2% del contenuto totale del legno, e ha un grande valore, ve l'ho appena fatto vedere, perché è una delle produzioni principali, ma ovviamente non è che può servire a tutto la vanillina, cioè va bene come flavor, non ha poi tantissime altre applicazioni. Invece quello che noi abbiamo pensato di fare è prendere la vanillina, utilizzare un enzima che fa un'ossidazione del gruppo aldeilico, che si chiama xantina ossidasi, un secondo enzima che toglie il gruppo metilico, un terzo enzima che elimina il gruppo carbossilico, ed infine un enzima che è in grado, una diossigenasi, che è in grado di rompere l'anello del catecolo. Come potete vedere da questa analisi HPLC, in rosso è la vanillina, il picco 5, quindi in viola, è invece l'acido cis-mucronico. Cioè è possibile utilizzare questi enzimi insieme per poter convertire direttamente la vanillina ad acido cis-mucronico. Questo lavoro l'hanno fatto la dottoressa Rosini e la dottoressa Vignali. Sono ulteriormente coinvolte nella valorizzazione della lignina perché stanno cercando di costruire dei nuovi pathway sintetici, quella che noi chiamiamo biocatalisi sintetica, quindi ad esempio per produrre altre molecole sempre dalla lignina, come l'acido ferulico, che possono essere interessanti. Dei nuovi pathway sintetici, perché noi prendiamo enzimi da tutte le fonti e li mettiamo insieme per fare questa
trasformazione. L'ultima provocazione è invece un progetto che sta nascendo in questo momento. Il capofila è il professor Tettamanti all'Università di Varese, si chiama REACH. Questo progetto basa sul fatto di usare il rifiuto organico solido urbano, di cui avete sentito appunto precedentemente il dottor Pettica parlare, che viene utilizzato per alimentare degli insetti, quindi questa ermezia, l'epidottero, il quale cresce molto bene su queste sostanze, ingrassa molto bene, quindi contiene una grande quantità di lipidi che noi vogliamo recuperare per fare biodiesel, e contiene tantissime proteine. Le proteine le vogliamo invece recuperare per fare altri materiali, ad esempio bioplastiche. Cos'è importante in un progetto come questo? Vedete il team? Il team è un team estremamente trasversale. Il professor Tettamanti è uno zoologo. Noi partecipiamo come biochimici per tutta la parte che riguarda le proteine e gli acidi grassi. Abbiamo bisogno di un ingegnere ambientale appunto per la circolarità del sistema e degli economisti che ci facciano una valutazione dell'impatto. Abbiamo bisogno di chimici dei materiali, che quindi sono i colleghi del Politecnico di Milano e dell'Università tedesca. E quello che noi intendiamo fare in questo modo, qui vedete gli obiettivi specifici, ma per essere veloce, andare a produrre sicuramente bioplastiche, bioelastomeri, materiali a bassa densità. Il nostro collega del Politecnico è ancora più ambizioso, perché vorrebbe produrre da questi dei bionanocompositi, cioè recuperare quindi questi materiali attraverso dei nanofiller, dei crosslinker particolari, generare dei composti ad elevato valore aggiunto. Sono tre esempi, ma sicuramente in letteratura e dei vari colleghi che lavorano su questo in Lombardia e in giro per il mondo ne potete trovare sicuramente tantissimi. Mi permetto di dare quello che è la mia visione sulle prospettive di sviluppo della bioeconomia in regione Lombardia. Secondo me noi siamo messi bene come idee, come approccio, ma abbiamo bisogno sicuramente di un piano strategico, cioè bisogna sapere dove andare e quali sono gli obiettivi principali. Come è stato già detto e come è evidente oggi anche dai partecipanti a questo webinar, una stretta collaborazione tra la ricerca, l'innovazione e l'applicazione, questo è assolutamente fondamentale, quindi, e l'idea di andare anche a finanziare, a sostenere delle progettualità ad alto rischio, perché stiamo andando verso un sistema che è complicato, non sappiamo se tutti i prodotti che produrremo possono avere uno sviluppo realmente commerciale, quindi dobbiamo anche poter rischiare. Possiamo agire su delle sfide importanti contestualmente, ad esempio lavorare sulla plastica vuol dire eliminare la plastica, eliminare un problema ambientale e di salute, ma contemporaneamente magari generare dei monoli che sono economicamente utilizzabili nuovamente. La cosa più importante dal mio piccolo punto di vista è il monitoraggio. Partono tante progettualità, ma bisognerebbe monitorare il loro stato di avanzamento, e per far questo quindi la mia idea è quella di generare degli hub, quindi che siano ognuno specialista in un tipo di applicazione. E infine mi ricollego esattamente con l'ultima diapositiva del collega precedentemente, quello che per noi è un obiettivo, ma che è anche assolutamente un'attività che facciamo già normalmente, generare occupazione stabile di qualità. La bioeconomia, l'economia circolare ha bisogno di personale ben formato, ben preparato, il quale sarà in grado poi di generare un circolo virtuoso, quindi nello sviluppo della bioeconomia stessa. Qui ci tengo, ne approfitto per dare una notizia, proprio 2 giorni fa ci è arrivata la comunicazione, noi dovevamo fare a fine maggio la scuola di bioeconomia, sempre con la popolazione del cluster dell'Università di Milano, con altri colleghi tedeschi, eccetera. Non è stata tenuta ovviamente per la pandemia, ci è stato detto che nuovamente ci è stato rinnovato l'invito a farlo a maggio del 2021. Speriamo veramente, per chi è interessato a una scuola di bioeconomia, è una scuola europea, quindi che questa si possa tenere, e penso che questo vada proprio nella direzione quindi di generare anche del personale altamente qualificato nel settore. Grazie. Grazie.
Grazie, grazie tantissimo Loredano per il tuo intervento che mi dà modo di riflettere molto su diverse domande. La prima che ti faccio è quindi, considerando le numerosissime sfide che i settori tradizionali devono affrontare, quindi in particolare uno dei settori trainanti della regione Lombardia, quindi la chimica, deve affrontare verso una maggiore sostenibilità e la sua connessione con il ruolo svolto dalle università. Quali sono quelle competenze essenziali, quindi, che nelle nuove figure professionali che vengono formate in università devono esserci? Quindi in che modo possiamo incrementare o modificare gli attuali piani di formazione per fare in modo che ci siano sempre più persone pronte ad affrontare queste sfide, pronte ad entrare nel mondo delle imprese, quindi aiutarle verso questa transizione. Ilaria, noi parliamo di bioeconomia, quindi già è una parola composita, quindi già una parola che tiene dentro due ambiti completamente differenti. Allora, un biotecnologo studia tantissimo per cercare di riuscire a fare i propri esperimenti, quindi a seguire le proprie progettualità. Un economista studia tutti i sistemi, anche i modelli matematici collegati all'economia. Quello che è difficile è per un biotecnologo riuscire a interfacciarsi quindi con l'economia e viceversa. Quindi la scuola infatti che avevamo pensato era proprio questa, perché noi avevamo fatto con due classi, una di biotecnologi e una di economisti, che poi si incontrano tra di loro. Questi sono i due grandi estremi, ma poi c'è tutto il mondo di mezzo, che forse è ancora più complicato, perché? Perché se parliamo di logistica, l'esempio che facevate voi prima, ci vogliono degli esperti di logistica che capiscano di biotecnologie, per capire dove si incontrano questi processi. Sull'agricoltura è già più facile, perché i ricercatori di ambito agro già sono molto vicini alle applicazioni biotecnologiche, quindi magari è già un ambito in cui è più facile questa osmosi. Invece sui settori, ad esempio, creare dei percorsi, degli hub in cui si possa fare l'intera filiera, ad esempio la cosmetica, ma una cosmetica bio-based e di tipo circolare, ok? Che qui può tenere dentro tutto, dalle bioplastiche che possono servire quindi come contenitore, ma ai componenti, con valori aggiunti completamente differenti. Allora magari declinarle poi sui vari prodotti. Ok, ma noi abbiamo veramente bisogno di far parlare tutte queste persone e di generare una figura professionale. Io ritengo sempre che ci vogliono i due estremi, cioè ci vuole l'economista da una parte e il biotecnologo dall'altra. Questo è importante perché ci vogliono delle competenze molto settoriali, molto specifiche. Ma poi queste le dobbiamo far evolvere in un secondo momento. Io ritengo che sia molto importante il terzo livello di formazione e il quarto livello di formazione universitaria in tutto questo. Grazie, grazie mille. E la mia ultima domanda riguarda proprio uno degli aspetti fondamentali della nuova programmazione che è incoraggiato anche a livello europeo dai nuovi schemi di finanziamento, cioè la creazione di catene del valore. Nella definizione di bioeconomia, l'abbiamo detto, è molto trasversale perché va dalla produzione primaria fino al post-consumo. Abbiamo visto tanti esempi di circolarità, quindi la mia domanda è: come possiamo incoraggiare le imprese che appartengono a settori tradizionali e che già Maurizio ci ha detto si stanno impegnando verso la transizione a fare la scelta giusta, cioè come si può interagire con chi non ha ancora preso in considerazione o non ha scelto, per esempio, processi che tu ci hai illustrato, a invece modificare la prassi e i tradizionali processi. C'è un modo, c'è una strategia che potremmo mettere in atto per far evidenziare i vantaggi e i benefici? E se sì, in che modo? Allora, io probabilmente sono un po' naif nel mio modo di vedere le cose, però ritengo veramente che il ruolo, in questo caso della politica, quindi delle sovvenzioni statali, sia esattamente questo. Se vengono lanciati delle progettualità a livello nazionale dove il rimborso per l'azienda a fondo perduto è il 10%, con i problemi attuali che hanno le aziende non potranno mai seguirti su un'innovazione di nessun genere. Faranno fatica a stare in piedi perché la situazione è molto molto complicata. È necessario che ci sia una strategia. Decidiamo
in Regione Lombardia, nel cluster nazionale, poi lo facciamo sapere ai ministri competenti, quali sono le principali direzioni che vogliamo prendere. Okay? Non dobbiamo dimenticare niente, però dobbiamo fare anche delle scelte al tempo stesso. E quindi su queste scelte metterci le risorse adeguate. Qualcuno ha parlato di piano Marshall questi ultimi tempi, eccetera. Ecco, siamo un po' a quel livello, abbiamo tante competenze. Io penso che anche le imprese ci vogliano seguire, perché per salvare l'economia, salvare i posti di lavoro è necessario, quindi, però dobbiamo anche dargli le risorse. E le risorse non si danno con un rimborso a fondo perduto del 10%. Questo ce lo dobbiamo mettere tutti quanti in testa. Ok? Io sai che faccio anche un altro lavoro, che sono il presidente di una fondazione regionale per la ricerca biomedica. Noi diamo il 100% di quello che ci chiedono per la ricerca, non il 10%, capisci? Perché se tu ci credi, devi dare il 100%, ma però devi monitorare, che è quello che manca normalmente nelle progettualità, un controllo regolare. Quello che hai fatto, lo volevi fare, è arrivato, ci siamo, quali sono stati i problemi, eccetera, e condividerlo. Dobbiamo lavorare tutti insieme. Quindi chi conosce un certo tipo di problematica, chi vuole lavorare sulla lignina, si deve mettere insieme. Un unico gruppo di lavoro che prenderà dentro dal Politecnico all'Insubria, da Bicocca al Piemonte, cioè al CNR, ma tutti lavoriamo, dobbiamo poter lavorare insieme. Questo, se lo facciamo, secondo me i 2 anni che abbiamo davanti saranno veramente molto proficui. Ti ringrazio molto per l'intervento, per i suggerimenti. Come anticipato, abbiamo concluso questa mattina, ci siamo presi del tempo perché in più rispetto al previsto, perché gli argomenti erano tanti e molto articolati. Quali sono i prossimi step? Quindi in che modo riusciremo a catalizzare, parola fondamentale, tutti gli spunti che sono emersi questa mattina e a trasformarli in una azione concreta da portare avanti nelle prossime settimane. Quindi, come anticipato, questa settimana è particolare perché stiamo operando nella Biotech Week, quindi sono tantissime le iniziative che il cluster sta portando avanti, però sempre con un occhio rivolto a come poter supportare tutti gli innovatori che operano nel settore della bioeconomia in Regione Lombardia ad accedere di più, meglio, con più strumenti a fonti di finanziamento che possono avere un effetto leva di impatto e di generazione di beneficio sul territorio lombardo. Quindi in queste settimane il cluster sta riscrivendo o implementando le aree tematiche della ST3. Lo faremo grazie alla collaborazione di tutti, in un'ottica appunto allargata di consultazione. Lo sta facendo anche Regione Lombardia, perché ha attivato all'interno dell'Open Innovation una consultazione dedicata, diciamo, a tutti gli interlocutori che si occupano di innovazione. Noi lo facciamo in modo più specifico, più tecnico, più settoriale, interrogando e coinvolgendo tutti i soci del cluster, tutte le aziende e le università e i centri di ricerca che operano in questo settore, per arrivare a un testo condiviso e per fare in modo che i fondi che verranno erogati sul territorio lombardo nel prossimo settennato non siano solo lo specchio delle priorità di sviluppo di chi opera, ma siano effettivamente una leva di crescita anche verso l'internazionalizzazione, che è uno dei fattori chiave per la competitività. Come abbiamo visto, la Regione Lombardia è tra le regioni che più attivamente partecipa a bandi di cooperazione internazionale. Abbiamo quindi tutto il potenziale e tutte le facoltà per fare sempre di più. Dobbiamo mettere in campo una serie di azioni. Il monitoraggio è senza dubbio una chiave, perché è uno stimolo per migliorare, per incrementare ancora di più la capacità di fare innovazione diffusa. Io con questo concludo, perché vedo che non ci sono domande specifiche. E, in ogni caso, chi ne avesse richieste particolari può scrivere a segreteria@chimicaverdelombardia, la segreteria del cluster. Siamo a totale disposizione per fornire informazioni, dati e contatti. Come anticipato, la registrazione e le slide saranno pubblicate nelle prossime ore sul sito del cluster.
Io vi ringrazio ancora per la partecipazione e spero appunto di rincontrarci presto nei prossimi eventi del cluster.